ragazzi di Fefe De Giorgi che vanno a festeggiare questa grande vittoria, perché alla fine è una grandissima vittoria nella gara più difficile, l'abbiamo detto, di questo cammino europeo tutto italiano, trascinato anche da un grande pubblico, dall'abbraccio di Roberto Russo con Simone Giannelli, con Leandro Bosca, con tutta la sua Italia. E adesso il 14 alle ore 21:15 giocheremo con la Francia, sarà un'altra partita terribile, ma l'Italia c'è, ha dimostrato di esserci. Il pubblico di Bari, come il pubblico di Perugia, di Ancona e di Bologna, ha dato comunque questa cornice empatica, emozionale, una spinta, un batticuore. Avevamo veramente la pelle d'oca, punto dopo punto, ma il punto è che questi ragazzi hanno la scorza dura, sono veramente duri da battere, bravissimi. L'abbiamo detto, è un altro passo in avanti, il cammino è ancora lungo, c'è una semifinale da giocare con la Francia, quindi noi da Bari, ringraziando Bari, vi salutiamo, sì. Vi diamo l'appuntamento a Roma, un saluto a Maurizio Colantoni e dal vostro capitano Lachi con Simona Rolandi e Fabio Vullo, il finale, questo bel finale qui a Bari con i nostri ragazzi, ciao. E allora riprendiamo la linea qui a pochi metri dai giocatori, dalla festa dell'Italia, della festa dei 5.500 spettatori. Fabio, con una vittoria di sofferenza, di coraggio, di cuore, di orgoglio, di personalità, voliamo a Roma, ma quanta fatica oggi. Però voliamo a Roma e sappiamo che è un percorso tortuoso quello che porta poi a essere tra le prime quattro, è quello che volevamo. Arrivare a Roma era l'obiettivo, adesso divertiamoci. Applausi a scena aperta però per Mimì, Abdelaziz, veramente a partire dal servizio, la battuta a chilometri e chilometri di velocità, è imprendibile, questo è un giocatore eccezionale. Allora direi applausi sicuramente a Nimir, l'abbiamo visto tutti, ma applausi all'organizzazione di gioco dell'Olanda che ha spinto fortissimo sull'acceleratore, non solo con il servizio ma è stata bravissima anche a muro e in difesa nel rigiocare tantissimi palloni, è stata cinica, spietata, ci ha fatto pagare tutti gli errori possibili e immaginabili, quindi io devo dire complimenti all'Olanda, complimenti agli sconfitti. Il nostro rammarico probabilmente nel quarto set, Fabio, quando abbiamo recuperato uno svantaggio e poi ci siamo persi nel finale. Era una partita questa che è nata in una maniera particolare con l'infortunio a Roberto Russo, che ci ha condizionati molto dal punto di vista mentale, psicologico. Da lì abbiamo perso un po' la bussola, non siamo più stati precisi come in altre circostanze. L'Olanda è stata veramente brava nel metterci in difficoltà con la ricezione, quindi con una battuta molto molto importante, e noi non abbiamo avuto inizialmente dagli attaccanti quello che ci si aspettava, e cioè risolvere situazioni difficili con palla alta, muro e difese schierate. In questo l'Olanda ci ha imbrigliati, è stato il loro gioco e noi siamo stati bravi a non disunirci, abbiamo sofferto tantissimo ma alla fine l'abbiamo portata a casa. Io con la regia di Pietro Sollecchia e con il coordinamento di Federico Pasanisi vorrei dare il nostro benvenuto a Yuri Romanò. Yuri, applausi a scena aperta da parte nostra, da parte di chi vi sta guardando, dai 5.500 spettatori. Ci avete fatto soffrire tantissimo, ma la gioia è altrettanto grande. Avete gli occhi lucidi perché è come se l'aveste vinto questo europeo, per la vittoria, per come è arrivata. Ma è pazzesco, pazzesco. È stata una partita tosta, un po' di montagne russe. Però quando poi riuscivamo a fare il nostro gioco eravamo sempre superiori. Abbiamo avuto dei momenti un po' così dopo l'infortunio di Roby e poi quando andava in serie Nimir. Però siamo stati uniti fino alla fine e abbiamo portato a casa una partita strepitosa. Yuri, c'è stato un momento in cui tu ti sei preso sulle spalle la squadra veramente e l'hai trascinata in avanti. Ma sì, ho cercato di fare soprattutto in battuta quello che so fare quando quando mi sento bene, e quindi ho visto che andavo, tiravo, la palla andava sempre dentro, quindi ho solo continuato a farlo.
abbiamo visto una pallavolo di altissimo livello. Con la regia di Pietro Sollecchia vorrei rivedere con te il decimo punto conquistato dall'Italia in questo tie break, perché è una palla che non voleva cadere, abbiamo visto dei gesti tecnici eccezionali. Sì, sì, sapevamo che negli scambi lunghi dovevamo essere tosti, e sappiamo che loro comunque sono una squadra di livello, difendono e attaccano, quindi siamo stati bravi a star lì con la testa anche quando non cadeva qualche palla, e poi i punti importanti li abbiamo portati a casa, quindi tanta roba. Fabio, è stata una partita difficile anche dal punto di vista tecnico, abbiamo parlato fino adesso delle emozioni che ci avete fatto vivere, parliamo anche di qualche cosa di tecnico che non è andato, tipo l'attacco su palla alta. Loro è vero, ci hanno messo molto in difficoltà con il servizio, noi non siamo stati abili all'inizio. Intanto nel rivediamo il punto di cui parlavo. Sì, sì. Non siamo stati abilissimi nel gestire palla alta contro muro e difesa schierata. Sì, sì, analisi giusta. Sono le cose che comunque ci sono mancate in determinati momenti, secondo me. Perché poi quando abbiamo giocato bene, abbiamo fatto bene anche quelle. E quindi si tratta solo di trovare continuità, forse oggi c'è stata un po', dovevamo trovarla un po' di più a livello mentale, che poi comunque da quello vengono anche le cose tecniche, e però ripeto, l'abbiamo fatto poi nei momenti importanti e non volevamo lasciare andare questa partita e non l'abbiamo fatto. Yuri, abbiamo la Francia in semifinale e la mente torna al quarto di finale dell'anno scorso al Mondiale. Quel vostro successo sofferto vi ha spianato la strada, vi ha fatto capire che potevate diventare campioni del mondo, e così avete fatto. Sì, sì, è una bella partita tosta, e giocare contro di loro è sempre bello perché comunque ci conosciamo ormai e siamo due grandi squadre, escono sempre delle grandi partite. E quella dell'anno scorso ce la ricordiamo bene e cercheremo di replicarla. Avete fatto un buon rodaggio con l'Olanda in vista dell'appuntamento con la Francia, perché probabilmente hanno lo stesso tipo di gioco, spingono molto col servizio, sono abilissimi nell'organizzazione del muro e della difesa, rigiocano tanti palloni, dovremmo avere tanta pazienza e avere la consapevolezza che dovremmo giocare più volte l'azione per avere la meglio. Sì, sì, esatto, è un po' come stasera ma ancora di più, con un livello ancora più alto, perché ovviamente loro hanno un livello molto alto, quindi esattamente quello che hai detto tu, la prepareremo anche su questo e quindi saremo pronti. E abbiamo un altro commissario tecnico che conosce benissimo l'Italia, gli italiani, i giocatori italiani, che è Andrea Gianni. Sì, la preparerà bene anche lui sicuramente, quindi sarà un match equilibrato, bello da vedere, divertente da giocare sicuramente, e poi se il risultato sarà a nostro favore sarà ancora più bello. Quanto pesa giocare contro squadre che hanno gli allenatori che allenano in Italia, che ci conoscono benissimo, possono mettere sul piatto una tattica più accurata rispetto ad altri che magari ci conoscono meno? Ma penso di sì, nel senso che comunque i giocatori ormai si vedono, i video e tutto, però viverli dal vivo nel nostro campionato sicuramente è un vantaggio, e quindi sì, sicuramente riescono a prepararla meglio, però poi si è stati bravi. È proprio qui che volevo mettere l'accento, cioè sul fatto che ormai a livello mondiale ci si conosce tutti, vi conoscete tutti, si studia a livello tattico, la pallavolo è avanti anni luce rispetto ad altre discipline, però è vero che il vivere lo spogliatoio, il vivere determinate situazioni, cosa che Roberto Piazza e Andrea Gianni, allenatore della Francia, fanno tutto l'anno insieme a voi, qualche vantaggio glielo possono dare, però noi saremo pronti. Sì, sì, esattamente. Grazie a Yuri Romanò, e grazie, complimenti, Yuri. E riposatevi. Ci vediamo a Roma. Certamente. Ci vediamo a Roma. Siamo tutti là, a Roma. Ciao. E soprattutto riposatevi un po'. Abbiamo Fefè De Giorgi, commissario tecnico di questa Italia. Applausi. Ti facciamo salire sul podio, sul palchetto. Te lo sei proprio meritato questo palchetto. Sì, Fefè, un equilibrio un po' instabile. Non ti preoccupare, l'importante è che non sia instabile la tua nazionale, che veramente questa sera ci ha regalato dei battiti un po' troppo accelerati, ma quanta felicità. Beh, contentissimi, perché abbiamo dovuto tirare fuori l'animo guerriero, diciamo, perché oggi l'Olanda oggettivamente, come molte squadre contro di noi, fanno abbastanza bene, hanno fatto delle buonissime cose, noi a momenti qualcosa anche abbiamo concesso,
però siamo rimasti aggrappati alla partita, abbiamo cercato di trovare qualche soluzione, abbiamo cercato insomma di sempre di rimanere legati a loro, soprattutto quando spingevano, perché è chiaro che Nimir è un giocatore che quando è in giornata, e oggi lo è stato spesso mi è sembrato, quando è in giornata è uno di quelli, che si fa fatica, perché chiaramente fa dei break forti in battuta e poi in attacco diventa complicato fermarlo, però era ben assistito anche dalla squadra, non era solo lui, la squadra ha lavorato bene. Fefe, come sta Roberto Russo? Ah, non lo so, adesso vediamo, mi hanno parlato di una distorsione, io ho cercato di non seguire la cosa perché c'erano tantissime altre cose da fare al momento, però mi sembra una distorsione. Adesso il problema è capire l'entità di questa distorsione, perché i tempi purtroppo, se capita un infortunio adesso è un casino. Lo stiamo rivedendo, eh. Non l'ho visto, adesso lo vedo a terra. Se capita un infortunio adesso, vediamo. Eccolo qua. Ah, è caduto sul piede di Micheletti. O forse guarda, da solo, non dipende, abbiamo capito. Dipende un po', perché è caduto lateralmente e poi è fatto. Ci auguriamo che non sia una cosa, anche per averlo a disposizione, se possibile, per un po', insomma.